la stella più brillante, la Mercedes Executive per eccellenza. La classe S si rinnova e si trasforma col debutto di una generazione tutta nuova della top di gamma della casa di Stoccarda. Come sempre, la sontuosa classe S non è nulla di meno che un soave salotto su quattro ruote, più bella e più sibaritica che mai, dunque. Noi abbiamo pensato ai clienti tipici di quest'auto, che sono delle persone importanti che hanno una divisione non netta tra la loro vita professionale e la loro vita privata. Quindi dal punto di vista professionale gli abbiamo realizzato una macchina molto tecnologica con tutte le connessioni possibili e immaginabili, ma all'interno volevamo dargli il massimo del comfort in assoluto, farli sentire proprio a casa. Quindi questa nuova S in realtà ridefinisce quelli che sono un po' gli standard del comfort e dell'easy living all'interno dell'auto. Pensate che al di là del comfort di seduta o del comfort acustico che è ai massimi livelli, questa macchina è possibile ottenerla anche con la cromoterapia e con l'aromaterapia. Quindi questo significa che è possibile gestire gli stili e i colori dell'illuminazione interna tra sei diverse varianti, o è possibile avere la macchina con lo ionizzatore d'aria, quindi con un'aria più frizzante, oltretutto aromatizzata o con quattro differenti possibili fragranze, o con addirittura una fragranza definita in maniera personalizzata dall'utente. Assolutamente straordinaria la comodità della nuova classe S in tutte le versioni e configurazioni, sino ad arrivare nella versione lunga a poter ottenere una poltrona singola posteriore degna di un posto in first class in un volo intercontinentale. Un lusso ereditato dalla monumentale e non più prodotta Maybach. Sulla versione lunga i posti di comando sono quelli posteriori ed è disponibile tra le cinque sedute possibili una in particolare in cui il sedile posteriore singolo si reclina fino al 43,5%, praticamente un letto, e da dietro, dal posto di comando di dietro, il padrone ha la possibilità di spostare a suo piacimento i sedili anteriore o di cambiare addirittura il programma, il funzionamento del sistema multimediale Command al povero ignaro utente che è alla guida dell'auto. Don't you get ahead of me and I won't leave you behind. La nuova generazione della classe S è riconoscibile esteticamente sin dal primo sguardo. Più moderna, forse anche un po' più originale, certamente più dinamica nel look, ma anche fedele allo stile, alla plomb che hanno fatto la fortuna, e che fortuna, delle precedenti generazioni di questa limousine della Stella. Sì, perché quello che cambia è che oggi la parte frontale diventa più alta, più imponente, diventa più importante, e per ammorbidire, per smorzare questa maggiore importanza della parte anteriore, nella parte laterale sono state definite tre linee che smorzano un po' la visione complessiva, e sono la linea di cintura e due linee che si intersecano, che ricordano in maniera subliminale quello che sono le grandi berline degli anni 30 con i grandi parafanghi. Classe S, la storia di queste formidabili vetture di Mercedes, affonda le proprie origini assai indietro nel tempo, addirittura sino a 110 anni fa, agli albori del secolo scorso. Quella che è stata la nostra prima ammiraglia tra i due marchi Daimler e Benz si fa risalire al 1903, pensate. Anche se poi effettivamente il nome S, questa lettera è stata utilizzata soltanto a partire dal 1951, con la 300S, quella che in una determinata versione veniva chiamata Adenauer come il nome del cancelliere che l'aveva utilizzata. E poi il nome totale classe S è nato con la serie del 1972, la W116. Le classe S, a dispetto della categoria extra lusso a cui da sempre appartengono, sono sempre state un grande successo per Mercedes, anche commercialmente parlando. E i numeri di vendita di questo modello, attraverso il succedersi delle tante generazioni, sono assolutamente impressionanti.
nel mondo ben 3 milioni e mezzo di unità sono state vendute dal 1951. Se poi guardiamo soltanto l'ultimo modello, che è nato dal 2005, ne sono state vendute nel mondo ben 550.000. La versione più venduta nel mondo è la 5.000 8 cilindri e in Italia la più venduta è la diesel 4 ruote motrici. Per la nuova generazione della classe S, Mercedes Italia ha voluto semplificare la vita ai propri clienti con un'offerta assai semplice da interpretare, ma certamente molto completa e interessante. Sì, perché in Italia, come al solito, noi lanciamo la macchina con degli allestimenti che sono specifici per il mercato italiano. La facciamo come vogliono i clienti italiani. Come al solito, gli interni della classe S, come tutti quelli delle altre vetture, sono studiati e realizzati nel centro stile di Mercedes sul lago di Como, e la classe S è stata realizzata in due diverse versioni fondamentalmente. Una versione più indirizzata alla clientela professionale, quindi agli amministratori delegati, ai presidenti delle grandi società, e questa versione è naturalmente il minimo della classe S, è il massimo di tutte le altre gamme. Questa versione si chiama Premium e ha tutto quello che ci si aspetta da una macchina di questo genere: i cerchi in lega 18 pollici, i fari a LED, full LED, e pensate che rispetto ai Big Xeno hanno una luminosità molto più elevata, che è pari a quella del sole, e all'interno naturalmente i rivestimenti in pelle, il sistema multimediale Command ad alta definizione con la connessione Wi-Fi sono naturalmente standard. Il top in assoluto della classe S è rappresentato dalla versione Maximum. Abbiamo voluto dare questo nome, che può sembrare un po' arrogante, ma in realtà questa versione assomma tutta la tecnologia di Mercedes-Benz, che è incredibile in termini di sicurezza. Quello che è l'Intelligent Drive System, la macchina è in grado di capire attraverso fino a 12 telecamere e 4 radar quello che avviene attorno a noi, quindi vede con le telecamere, sente con i radar ed è in grado di parlarci o di ascoltarci attraverso il sistema Voistronic, e con questo è in grado di monitorare quello che sta accadendo davanti a noi. Queste automobili e gli utenti che pagano queste automobili sono quelli che consentono il progresso. Se non ci fossero loro, queste cose sarebbero arrivate molto più tardi. Per quanto riguarda i motori, al lancio abbiamo tre motorizzazioni. Abbiamo il diesel 350 Bluetech da 258 cavalli e con un prezzo di 88.000 euro di attacco. Poi abbiamo la variante 400 Hybrid Q6 con ibrida con batterie a litio, e poi abbiamo il top di gamma 450 cavalli della S500 V8. Arriveranno successivamente anche la versione completamente motorizzata AMG, la S63, e a marzo dell'anno prossimo arriverà anche la diesel ibrida con il medesimo motore che abbiamo lanciato sulla classe E da 231 cavalli, e pensate, sarà una classe S che percorrerà fino a 23 km con un litro di gasolio, un record.